Buongiorno, buongiorno e bentornati ad una nuova puntata di A Casa in Forma. Io ci provo, il programma di cucina targato 264. Partiamo oggi, parola d'ordine, frolle e cioccolato. Prepareremo non una ma ben due ricette. Una crostata appunto di pasta frolla con tanto cioccolato e poi dei biscottini super deliziosi, 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 deliziosi. A prepararli con noi sarà Adriana Di Massimo, food blogger, che ormai la conoscete. E poi nella parte finale farò anch'io una versione di biscotti, ma in versione molto 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 più semplificata, per chi magari va un pochino più di fretta, anche se devo dire che la ricetta che vedremo oggi, la pasta frolla, che poi Adriana ci guiderà passo passo, è davvero molto 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 semplice. Intanto però facciamo gli onori di casa. Buongiorno in regia, chi c'è? Buongiorno Manuel, buongiorno, Federico, come stai? Tutto bene? Come tutto sei messo con bene, la pasta frolla? Nel senso di mangiarla, se non ti chiedo se la sempre prepari. bravo, vedi che inizi Oh, a ci conosciamo conoscermi a alla fine, lo conoscere. vedi? No, no, pasta frolla è buona, non dico che Bene. è il top, però è sicuramente uno dei, possiamo chiamarli piatti? Sì, certo, dei dolci, Dei diciamo così, che ti piacciono, dolci, sì, no? che mi Crostate, piacciono. Sì, crostatine, mamma mia, esatto. biscotti e Sì. biscottini. E a proposito di crostate, crostatini, biscotti, biscottini, torta, tortini, tortine, chi più ne ha, più ne metta, la nostra torta, perché andiamo a fare gli auguri oggi. Andiamo a fare Happy gli auguri con la nostra birthday bella torta, con la to you. musica. Tanti auguri a Tonino, che oggi compie gli anni. Caro Happy Tonino, tanti 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 auguri. È un nome come, mi ricordo, un bambino che veniva all'asilo con me, si chiamava così. Dai, che fine ha fatto? Tonino, dove sei? Magari è lo stesso che fa il compleanno, chissà, chi può dirlo? Grazie, grazie mille per questi auguri. Adesso però dagli auguri, dai nostri auguri, io direi, siccome qua la ricetta è bella, lunga e io non vedo l'ora di farla, ce ne andiamo subito, immediatamente, dalla nostra Adriana Di Massimo, nella sua cucina già pronta. Adriana? Eccomi Manuel, buongiorno a Buongiorno, tutti. come stai? Che è un po' che non ci vediamo io e Bene, bene Manuel, devo dire che sto bene, te. grazie. Allora, Adriana Tutto Di bene. Massimo, oltre ad essere una bravissima food blogger che prepara tante ricette squisite e super golose, io ho scoperto che è anche molto brava a dipingere la ceramica. Ah sì, Manuel, sì, è anche un'altra mia grande passione. Proprio ieri sera ero su Facebook sul tuo profilo e ho visto che dipingi delle cose stupende. Poi le Sì, facciamo è vedere vero. dopo. Adesso un pochino ho tralasciato perché mi sto interessando più alla cucina, però è una Certo. passione che ho avuto anche da ragazza e quindi poi ho avuto anche un'esperienza di poter lavorare dentro un laboratorio dove io ho imparato a fare tutti quei fiorellini che tu hai visti, Capodimonte si chiamano, tutte queste cose, oggettini fatti a mano. Ho capito. Dopo andiamo, Federico, dopo andiamo a sbirciare sul profilo Facebook di Adriana Di Massimo. Ci sono tutte queste cose molto Grazie. belle. Intanto, però, tu oggi chiaramente sei in veste di food blogger e noi oggi ho detto parola d'ordine cioccolato e frolla. Perché Sì, prepareremo una esatto. bella crostata. Sì, oggi prepareremo una bella crostata con tanto cioccolato. Wow. Quindi adesso poi andremo a vedere anche la frolla. Manuel, non è la solita frolla che faccio io, perché qui andiamo a mettere solo i tuorli, perché abbiamo bisogno di una frolla un po' più croccante. Ok, va bene, allora facciamo così, partiamo dalla crostata, giusto? Sì, esatto. Allora, partiamo pure dalla crostata, allora, grafica della ricetta, vediamo di che cosa abbiamo bisogno per questa crostata glassata al cioccolato fondente, mamma mia che bontà! Allora, per la frolla, partiremo dalla frolla, 300 g di farina 00, 150 g di burro, 100 g di zucchero, 3 tuorli e una bustina di vanillina, abbiamo detto solo 3 tuorli, dopo vediamo la farcitura e la copertura, però intanto partiamo dalla frolla, quindi farina, burro, zucchero, 3 tuorli e una bustina di vanillina, chiaramente per dare quell'aroma, no? Che tanto ci piace ai dolci. Sì. Ok. Adriana, vai che siamo pronti. Allora, Manuel, io ho già setacciato la farina, così facciamo un po' prima. Ecco, Ottimo. facciamo sempre la nostra solita fontana. Ok. E qui andiamo a mettere i tuorli. Solo i No, tuorli, scusa, eh? Manuel. No, Vai, scusa, Manuel. dimmi, Prima dimmi. partiamo col burro. Col Prima col burro burro. Ok. Il e burro con lo temperatura ambiente, zucchero. Adriana? Sì.
È morbido, guarda, vedi che schiaccio con la forchetta, si schiaccia. Se ti Ottimo. ricordi, Manuel, ti ricordi un po' di puntate fa il mio modo di impastare la frolla? Quindi schiaccio zucchero Sì, il e burro. burro e poi metto, sì, e poi metto le uova. Ecco Questo perché? Perché qua. l'impasto lo rende più... Ma io ho sempre fatto così con Ah. l'altra mia frolla e viene una frolla elastica, si lavora bene, non si spezza. E qui Ok. oggi è un po' diverso, Manuel. Va bene, va bene. Ok, Ok, qui quindi vedete mettiamo. la farina, il burro a temperatura ambiente con lo zucchero. Poi mettiamo solo i tuorli, mi Oh, raccomando. vabbè, adesso ho fatto un po' un pasticcetto, fa Sei niente. tranquilla, sei Ok. tranquilla. Perfetto. Ecco qua, Manuel. Ok. Adesso andiamo a impastare. E impastiamo in questo modo. Fantastico. No, Sì. veramente molto semplice, devo dire che... E poi io farò Sì. un'altra... Farò una... Alla fine faccio una piccola versione, diciamo, molto proprio velocissima, con la frolla già pronta. Però vedete che i passaggi sono Sì, si fa veramente molto veloce, Manuel. semplici. Ecco. Sì. Quindi veramente lo possiamo fare tutti quanti. Adriana Di Massimo, intanto io ve lo ricordo, la trovate su Instagram come Adriana Di Massimo, nome e cognome. Trovate lì tante ricette, tante curiosità, ricette della tradizione, ricette anche moderne, quindi potete tranquillamente sbirciare il suo profilo e darvi un'occhiata. Tutte le puntate che facciamo con Adriana le trovate, caso, qualche volta con un po' di ritardo, ma sul nostro canale YouTube, Cusano Italia TV. Nell'ultima puntata avevamo fatto i biscotti caserecci, ti ricordi? Buoni, Sì, eh? Manuel, buonissimi. Ma Sono poi non pratici, solo. sono veloci e per un'ottima colazione. Ecco, a parte E quello, poi... poi, Dimmi, scusami. scusa Manuel, no, dico, sono veramente genuini Brava. perché poco ingredienti. Guarda un po', stiamo sbirciando le ceramiche noi intanto. Federico, la trovate, eh? Queste sono, guardate che Essere. meraviglia, le ceramiche che fa Adriana. Eccoli qua, guardate, dei fiorellini stupendi, ma poi anche dei piatti tutti belli, dipinti, Sì. cioè una roba proprio pazzesca. Questa è arte, c'è poco da fare. Vabbè, ma chiaramente l'arte, la creatività, guardate, è stupendo, questo è stupendo, eh. Chiaramente c'è la firma, guardate che meraviglia, ma chiaramente l'arte poi prende tutti i campi, nel senso che prende la pittura, prende la scultura, prende pure la cucina, perché la cucina è un'arte dove c'è creatività, c'è formatività. Guardate che meraviglia, stupendi. Tra l'altro immagino ho visto super richiesti, ti hanno già scritto, ti hanno già contattato, no Ah Adriana? sì, È chiaro. Manuel. Vabbè, perché poi sai che cosa? Questi sono pezzi unici perché ciascuno è diverso da un Sì, altro. E esatto. soprattutto fanno parte di una cultura che secondo me adesso sta tornando. Nel senso che una volta si era più legati alla casa, al vivere la casa, si trascorreva molto più tempo, si arredava, si curava, si compravano delle belle coperte. Pensiamo ai corredi di una volta, le bambine già. Mia madre dice: io quando ho fatto la. Una volta pensa, quando io ho fatto la cresima, Adriana, a un certo punto mia madre poi aveva fatto un piccolo rinfresco il giorno dopo, aveva messo una bella tovaglia, e bellissima, di pizzo, chiacchierino, tutta ricamata. E lei mi ha detto: cioè, tu pensa che questa tovaglia così bella me l'hanno regalata quando io ho fatto la cresima, quando lei aveva magari, ecco, 12-13 anni. Dice, io non ti dico i pianti. Perché? Perché magari a 12-13 anni giustamente uno pensa ad altro. Però una volta c'era questa cultura del corredo, le coperte, le tende belle, le varie passamanerie, l'oggettistica, la ceramica, che si acquistavano per la casa. Poi siamo cresciuti, abbiamo un po' perso questa cosa. Siamo andati più sul È poco vero, prezzo, è da vero. scarto. Infatti, anch'io vengo da quella generazione lì perché la Certo. mia nonna o la mia mamma, ogni volta, non so, Come una no? data particolare, come dici tu adesso, la cresima o il compleanno, Compleanno. così, si regalava il lenzuolo ricamato da Beh. tenere lì che fa parte. Sì, è vero, E anch'io faceva ne parte ho del della mia corredo. nonna. Come no? Sì, faceva parte del corredo, esatto. Questa cosa un po' ce la siamo persa, perché poi adesso ormai fino a qualche anno fa abbiamo comprato, ecco, magari piumini, no, a 19 euro, adesso non per una questione di prezzo, però, come dire, di praticità, no? Abbiamo comprato veramente l'usa e getta. Adesso, secondo me, complice un po' la pandemia, purtroppo per fortuna, siamo tornati ad apprezzare di più, a vivere la casa e anche a È riscoprire vero. queste belle cose che appunto poi Sì, fanno belle parte della cose, nostra vita. è vero.
Sì, Bene, esatto. E interessante. poi, Manuel, comunque sia, sono cose bellissime. Comunque, se andiamo a vedere anche dei centrotavoli, oppure, non Sì. so, magari di lino, tutte quelle cose, o lenzuola, no? E fa Intagliate, come piacere no, come no. comunque. È tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa, ma Andiamo guarda, mi hai sulle fatto venire in fibre mente, ma naturali. ti dico questo, ad esempio, una volta si vendevano i matinè, che cos'erano? Erano dei completi, pensa. Federico, ascolta. Dove Sto sta Federico? ascoltando, sto ascoltando. Allora, pensa Federico che una volta si vendevano i matinè, che cos'erano i matinè? Erano dei completi da donna che riguardavano principalmente la parte sopra, una casacchina, una vestaglia, erano di lino ricamati a mano e quelli, Federico pensa, servivano per fare la prima colazione. Nel senso che la signora che stava a casa la mattina si sveglia e si vestiva per la colazione. E si regalavano però poi, si regalavano pure ai corredi, questi completi, perché si stava a casa, si viveva la casa. Oggi uno si sveglia la mattina, la colazione un altro po' la fa al bar, di corsa, no, in macchina, sta alle Veloce. macchinette, del caffè, quando arriviamo al lavoro. Invece, insomma, non è che la mattina ci dobbiamo svegliare e metterci il completo intagliato a mano, però ecco, magari curarci, secondo me, quei 10 minuti per fare colazione potrebbe farci iniziare la giornata meglio. Ma questa pasta frolla, Mamma vediamo un mia, po'. Manuel, come sei antico. Ma chi è? Risentiamo. Mamma mia, Manuel, come sei antico. Pazzesco, oggi è un po' vintage. Adriana, Federica è pazzo. Fammi vedere questa pasta frolla. Allora, eccola qua, Manu, vedi? Bella. Abbiamo fatto subito. Eccola qua. Adesso deve riposare, quindi andiamo a mettere, andiamo, ecco qua, con la pellicola e la lasciamo riposare. Però io ce l'ho già pronta, ok? Ecco qua. Prendo la mia, che ho fatto così, così. Questa qui ha riposato. E cominciamo a stenderla, Manuel. Eccola qua, vedi? Quindi abbiamo detto che deve riposare nella pellicola un quarto d'ora, 10 minuti, Sì, mezz'ora, mezz'oretta in mezz'ora, frigo, mezz'ora nel sì, frigo, mezz'ora nel frigo. mezz'oretta, sì. Dopodiché, Adesso questa voilà, qua. guardate un po', si rilavora e Adesso, si Manuel, la ristende. lavoro un pochino, sì, così Ma tu è più facile lavora, stai stenderla. tranquilla, prenditi il tempo che ti serve, anzi, facciamo così. Mentre tu la lavori bene bene, con le mani, la scaldi, perché poi sapete, quando si lavora con le mani, si dà energia, si dà calore all'impasto. Così come quando andiamo a lavorare con i macchinari. Quando andiamo con i macchinari, lì invece dobbiamo stare più attenti, perché i macchinari rischiano di far scaldare troppo e di far evaporare se abbiamo magari delle spezie, degli aromi importanti. Quindi ecco perché a mano pure è importante. Che fai con la carta? Quella è la carta forno? Allora, sì, Manuel, Fammi siccome vedere. questa è una frolla fatta solo con i tuorli, quindi rischia un po' di sgretolarsi. Allora, ci aiutiamo un po' con la carta forno, perché come ti avevo detto, questa non è la solita mia pasta frolla che è lavorabile, sembra una plastilina. Questa, non essendoci l'albume, dobbiamo un pochino aiutarci con la carta da forno, Ok. ok? A stenderla. E certo. Va stesa in un altro modo perché abbiamo Sì. messo solamente i tuorli, è chiaro. Allora facciamo così, va al volo la grafica della ricetta, così io riassumo un po' quello che stiamo facendo, per cosa ci vuole per preparare questa frolla. 300 g di farina 00, 150 g di burro, 100 g di zucchero, 3 tuorli e una bustina di vanillina. Si fa la classica fontana, dopodiché il burro si mette a temperatura ambiente, deve essere un po' morbido, e Adriana lo lavora sempre con lo zucchero insieme. Poi dopo si aggiungono le uova, la vanillina, si impasta bene bene con le mani finché non si ottiene un panetto. Una volta raggiunto il panetto, che cosa fa questo panetto? Si avvolge nella pellicola trasparente e se ne va zitto zitto buono buono a riposare per una mezz'oretta nel nostro frigorifero. Dopodiché lo riprendiamo, magari in quella mezz'ora voi vi rilassate, guardate un po' il 264, uno dei nostri tanti programmi. E poi dopo la riprendete e la stendete in questo modo con la carta forno. Con la carta forno perché? Perché siccome nell'impasto ci sono solamente i tuorli, bisogna che con la carta forno ci aiutiamo un pochino. Steso per bene, Sì, guardate un po', già abbiamo dato la forma tondeggiante. perché è più facile che si rompa, Sì. Manuel. Allora, Certo. per essere sicuri, la stendiamo con la
con la carta da forno. Poi, Manuel, prendiamo la nostra teglia. Io metto sempre sotto il fondo, metto sempre in tutte le mie torte, faccio il fondo con la carta forno. La carta forno l'hai già Così? tagliata a forno, brava, Sì, eh? sì, sì. Qualsiasi torta che faccio la metto sempre, così non corro rischi. Così come quando io faccio la Manuel. lavatrice che metto sempre la chiappa colore. Bravo. Manuel, poi andiamo a rovesciarla così, guarda. Ecco qua. Ok. Fantastico. Ah, vedete dall'altro lato, rovesciata. Certo, così è più semplice. E poi piano piano così con le mani la lavora. Fantastico, mi dovrei rifarla sta ricetta. Guardate un po' che meraviglia. Vedete Poi che... Manuel, passiamo il mattarello, così togliamo Togliamo un il po'. bordo, a me mi ricorda sempre le torte che faceva, sapete quella scena con Biancaneve quando faceva la torta? Sì, Mi ricorda me proprio l'hai. quella. Sì. Manuel, guarda e impara, che io voglio la crostata. Questa è la nostra voce fuori campo di un robot da cucina che parla. È il nostro robot da cucina. Che poi gli daremo un nome, aiutateci a trovare un nome. Si vede che ama il cioccolato, Manuel. Anche secondo me è il nostro robot da cucina. Allora, Manuel, io poi vabbè, andiamo a rifinire un pochino. certo, qua poi ci divertiamo piano piano, ognuno la fa carina come vuole. Guardate che meraviglia! E poi con tutti gli scarti dopo ci andiamo a fare i biscottini, no? Altre cosine, Facciamo dei i biscottini. disegnini, quello che vogliamo. Adesso. Vediamo un po'. Manuel, adesso dobbiamo preparare il ripieno. Quindi io ho bisogno di far scaldare un attimo la panna Ma e quindi certo. andiamo, cosa andiamo a fare? Andiamo a fare. Versiamo la panna Nel qui in un un pentolino, pentolino. sì. Sì, versiamo il burro Ok, e lo zucchero, panna, burro e ok? zucchero. Ok. Sì. Va bene, e l'andiamo a scaldare. Manuel, e poi. Sì, poi aspetta Manuel, e versiamo anche la fecola, ok? La fecola, ok, sì. Sì. Ok, questi sono tutti i passaggi. Ok, adesso Manuel io lo devo portare a bollore Vai, un io intanto. attimino e poi metto dentro il cioccolato, Vai, ok? procedi pure. Io intanto dico che cosa abbiamo bisogno, anche se l'abbiamo visto. Vediamo che ci serve adesso invece per fare la cremina di questa bella crostata con la frolla. La frolla l'abbiamo preparata. Andiamo un po' a vedere che ci serve per fare questo bel ripieno. Grafica della ricetta. Allora, per la farcitura abbiamo bisogno di 200 ml di panna, 100 g di cioccolato fondente, poi ancora 100 g di zucchero, 50 g di burro, 30 g di fecola, un uovo, una bustina di vanillina. Quindi questi sono gli ingredienti per la farcitura, ok? Siamo partiti appunto con burro, abbiamo messo bene lo zucchero, la vanillina, adesso stanno sul fuoco, dopo andremo ad aggiungere il cioccolato. Torniamo da Adriana, perché io voglio fare una domanda. Adriana, la Allora, pasta... adesso mettiamo il Eccoti. cioccolato. Ok, vai col Manuel, cioccolato. io fa allora, Manuel, nel parlare così, Dimmi. praticamente ho commesso un errore. Vai. Allora, perché noi dobbiamo sciogliere la panna con il burro e lo zucchero Ok. e lo portiamo a scaldare. Versiamo il cioccolato, mentre Fantastico. invece la fecola la mettiamo dopo con l'uovo. Ok, la fecola dopo con l'uovo. Va Ok? bene, va bene. Ok, la fecola la mettiamo dopo con l'uovo. Va bene. Va bene. Panna, zucchero, cioccolato. Poi fecola con l'uovo lo mettiamo alla fine. La pasta frolla, a quanti gradi deve cuocere nel forno? Allora, Manuel, a 180 gradi, a 180 gradi statico per un 30 minuti. Ok, Mentre fantastico. Io mi accendo il se. forno perché poi dopo lo faccio pure io a 180 gradi, Sì, eh. Eccolo qua. Allora, esatto. 180 gradi, accendiamo il nostro forno così mi porto un pochino avanti. Intanto che la nostra Adriana, facciamo così, che scioglie per bene, sapete noi che facciamo? Noi ce ne andiamo zitti zitti, buoni buoni. Io intanto guardate, ma fatemi vedere. Tanto guardate, così almeno capite che qui è tutto live. La pasta frolla io l'ho comprata. Fatemi leggere, allora per 5 minuti, questa è una ricetta per tutti, 10 minuti a 180, perfetto, fantastico, ci sono, ok. Allora, intanto che la nostra cara Adriana si
se ne sta lì a sciogliere la farcitura, noi ci andiamo a vedere chi ci ha mandato il disegno del giorno. Allora, vediamo un po', questo è un bellissimo disegno che ci manda Laura, guardate che meraviglia, tutta bella e elegante, Laura diventerai una stilista, un bellissimo vestito verde, tutto a balze, sta fuori al parco con i fiorellini, guardate, ha una palla in mano, la borsa, no, quella è una borsetta, te lo dico io, è una borsetta perché è abbinata alle scarpe, guardate, verde e rosso, questo contrasto bellissimo, capelli tutti belli, cotonati, una stylist, diventerai una stylist, Laura, bacio, continua così. Stanotte ho fatto un disegno, ho fatto un sogno, stanotte c'era una bambina. Praticamente mi sono sognato, Federico, senti, che ero a scuola e insegnavo a questi bambini molto piccoli. C'era una bambina che piangeva e non riusciva a fare questo disegno. Allora gli ho detto, ma non ti preoccupare, un lavoro, un compito. Era un compito in classe, però io ero bravo, aiutavo tutti i bambini. Questa bambina piangeva, dico, ma non devi piangere, non devi piangere. Che piano piano facciamo il disegno. Chissà perché. Chissà questo desiderio del bambino da aiutare. Non lo so. Psicologi, datemi una mano. Allora, Adriana Di Massimo, dove sta? Dove è andata? Fatemela vedere. Che sta Come Manuel, facendo? sono qui, fai sono qui che tranquilla, sto fai girando il tranquilla. cioccolato. Ho Sciogli. quasi finito, Manuel, così Stai ho quasi tranquilla. Quando hai finito, fatto mi chiami tu. eh? Sapete che Ok, faccio io? Intanto che sì. Adriana sta lì buona buona a sciogliere, io guardate un po', mi tiro fuori la mia bella pasta frolla comprata, perché questa la potete comprare anche voi tranquillamente al supermercato. Ma oddio, sì, no, ci faccio i biscottini, dai. Mi stava venendo in mente di farci quasi una tortina qua al volo, perché è pure bella rotonda. Però la mia idea oggi, sapete qual è? Che me l'ha data Adriana, vado a fare insieme a voi con lo stampo a cuore dei bei biscottini, biscottini piccolini che poi dopo porterò ai miei colleghi. Facciamo, che dici, questi un po' più grandi? Sì, facciamo questi grandi, dai, ne facciamo giusto, giusto qualcuno. Allora, come si fa? Io ho scelto questa pasta frolla, Adriana, spero che non riattacchi. Questa pasta frolla è già pronta. Dopodiché, con uno stampo, guardate, a forma di cuore, eccolo qua, vado a realizzare tanti cuori, tanti cuori, vedete? Così. Voilà. Tanti cuoricini. Poi chiaramente ognuno dà la forma che vuole, eh? Nel senso, ognuno dà la forma che vuole. Ecco, però una domanda che volevo fare Adriana. Adriana, scusami, una domanda. Sì, dimmi Manuel, La dimmi pure. frolla già pronta, la devo bucherellare per caso? No. Scusa Manuel, perché tu cosa stai facendo? I cuoricini? No, Sì. io non la bu non, no, Ok, no, non io è come la non la pasta bucherò, sfoglia. solo Ok, no, no, io faccio i cuoricini, non, la, no, non, la, non lo faccio i ok. buchini. Guardate che Poi bella crema che è Manuel, venuta. Guardate che bella crema. ecco qua Manuel. Ok, sì. Fantastico. Ok? E adesso Manuel cosa facciamo? Adesso vediamo un po'. Praticamente, allora, si lascia un pochino appena appena raffreddare e poi la verseremo qui, guarda Manuel. Fammi vedere. Ecco qua. Ah, vedete? Direttamente. Maniera molto, 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 molto semplice. Voilà. Sì. Ecco qua. Poi Manuel, allora, Vediamo un po'. Bella questa la passata. Certo, spalmiamo, la chiaramente si va spalmiamo. un pochino, no, a spalmare per Sì. bene. Ecco, vedi Manuel? Sì. Ok. Ok, adesso questa Mamma mia, praticamente che bontà. deve cuocere in forno a 180 gradi, abbiamo detto, un 30 minuti. Poi cosa facciamo? Quando è cotta, la lasciamo raffreddare. La sformiamo dalla teglia, ok? E poi dobbiamo sciogliere il cioccolato che tu hai visto, Sì. fare il cioccolato fondente e glielo mettiamo sopra, perché come puoi vedere, vedi che c'è un bordino? Sì? E l'hai lasciato apposta Ecco, quello. sì, l'ho lasciato apposta perché poi va messo il cioccolato fondente sciolto. Ok, va bene, va Perché bene. questa farcia, Manuel, Sì? rimane morbida dentro, dopo cotta rimane Ah, morbida. ecco, rimarrà Ecco. morbida, rimarrà morbida. E
poi non abbiamo messo lievito, quindi questa torta, il bordino rimane perché non avendo messo il lievito, quindi Dunque, vedi, certo. abbiamo Perfetto. comunque una frolla croccante Ok, anche. quindi questa sarà Ok, quindi una questa. frolla croccante. Benissimo. Allora, Sì. mi fate rivedere al volo proprio. Questa adesso va in forno, giusto? Sì, Emanuele, questa va in forno. Sì. Ok, procediamo pure allora a metterla in forno. Io intanto riassumo tutti Sì. gli ingredienti e i passaggi che abbiamo fatto. Vediamo un po'. Per preparare questa crostata meravigliosa con la pasta frolla di Adriana Di Massimo, questi sono tutti gli impasti di Adriana, sono tutti studiati appositamente da lei, veramente. Sono tutti studiati, provati, cambiati di volta in volta. Allora, dalla frolla abbiamo bisogno di 300 grammi di farina 00, poi 150 grammi di burro, 100 grammi di zucchero, 3 tuorli e una bustina di vanillina. Poi per la farcitura 200 ml di panna, 100 grammi di cioccolato fondente, 100 grammi di zucchero, 50 grammi di burro e poi ancora 30 grammi di fecola, un uovo e una bustina di vanillina. Questi sono tutti gli ingredienti che ci occorrono per preparare questa buonissima crostata. Crostata che poi dopo se ne va chiaramente nel forno a 180 gradi, abbiamo detto per una mezz'ora. Io che sto facendo? Ho comprato la frolla già pronta e sto facendo dei biscottini a forma di cuore per imitare un po' Adriana, ma devo dire che l'impasto di Adriana è davvero molto semplice, tant'è che credo che lo rifarò a breve. Allora, Adriana, facciamo così, lì che cos'hai? Aspetta Inizia che da eccoti. te. Che cos'hai? Che cos'hai? Allora, l'altra frolla che quella al cacao. Quella al Non so cacao. se l'hai detto prima. Ancora no, ma adesso l'andremo a dire. Allora, facciamo così: prima di andare in pubblicità, ce la vediamo al volo. Allora, seconda Sì. grafica della seconda ricetta di Adriana, vediamo che cosa andiamo a fare. Fatemela vedere. Andremo a fare dei cuori ripieni con cioccolato al latte, cioccolato fondente e cioccolato bianco, cioè oggi proprio super golosi. Ci serviranno 400 grammi di farina 00 o 00, 150 grammi di zucchero, 150 grammi di burro morbido, 40 grammi di cacao amaro, 3 uova fresche, un cucchiaino di lievito per dolce, un albume per spennellare, una stecca di cioccolato fondente, una stecca di cioccolato al latte e una stecca di cioccolato bianco. Questi sono tutti gli ingredienti che ci occorrono per preparare questi biscottini deliziosi. Noi adesso però che facciamo, Adriana? Ci fermiamo per qualche minuto, ce ne andiamo in Ok. pubblicità, dopodiché torniamo da te e concludiamo la ricetta, va bene? A tra pochissimo, cara Adriana, tra poco arrivo. Io intanto, guardate, i miei biscottini li ho fatti qui a forma di cuore, vedete, con la frolla. Questa adesso mi è avanzata. Vediamo se la posso o rimpastare per fare altri cuoricini oppure mi posso divertire per farci qui dei disegnini. Come la vado a fare? Ci vado a mettere adesso un po' di crema di nocciole e crema di pistacchi, la vado a mettere qua sopra e andrò a realizzare dei biscottini, diciamo così, molto semplice ma Con la perfetti. frolla comprata è troppo facile, Troppo Manuel. facile, Manuel, appunto. Poi vediamo se ti piacciono oppure no. Detto questo, io mi fermo per qualche minuto, io e il mio robottino da cucina, torniamo tra pochissimo con Adriana perché abbiamo i biscotti super golosi. A tra poco, ci vediamo tra poco. Di nuovo bentornati in onda, eccoci qui, ci siamo lasciati qualche minuto fa in compagnia di Adriana Di Massimo con cui stiamo preparando una bella crostata con la frolla e poi adesso andremo a fare dei biscottini. Io intanto ho preparato qui con la pasta frolla, invece quella già pronta, dei cuoricini perché andrò a fare poi io dei biscottini, diciamo così, molto pratici, molto molto veloci. Intanto abbiamo scoperto da dove veniva questa voce fuori campo. Chi è che ci dava, che ogni tanto si intrometteva? È questo robottino qua da cucina, che ancora non ci ha detto come si chiama. Questo vedete. Ciao Manuel, ciao Adriana. Ecco, c'ha pure saltato. Adriana! Dove è andata Adriana? Allora, visto? Questo qui sono delle fruste elettriche. Sono delle fruste elettriche, ok? Che succede? Che quando non si utilizzano, quando io tolgo le fruste qui, elettriche, prende vita e guardate, vedete che faccia sconvolta che ha, come guarda i biscottini, e ogni tanto appunto ci fa compagnia. Non ci ha ancora detto come si chiama, ma troveremo il modo poi, non ce Come lo vuole. sono carino. Come dici? Sei carino? È carino.
Ok, sei carino, va bene. Cara Adriana, allora, la tua bella crostata sta nel forno a cuocere. Adesso però abbiamo quest'altra bella ricetta che sono questi biscottini golosissimi che io ho già sbirciato sulla tua pagina Instagram. Allora, a te la parola, vai. Ecco Manuel, allora abbiamo fatto la frolla al cacao, appunto questi biscottini li potete vedere, ho fatto un reel, quindi si possono vedere tutte le fasi anche. E, Manuel, niente, andiamo a tirare la pasta, così lo faccio insieme a te. Lo facciamo insieme, vai, così noi Sì, ti è teniamo perché d'occhio lavoro un e non ci pochino, perdiamo sì. neanche un passaggio e lo possiamo rifare. Allora, io intanto ho adagiato, intanto che Adriana impasta, i miei biscottini qui con la frolla pronta e li vado adesso a guarnire con una crema di nocciole, la più famosa del mondo. O quella più che preferite, ma guardate in maniera veramente molto molto semplice, proprio una spennellatina sopra, così proprio con un cucchiaio, quindi una ricetta che veramente possiamo fare tutti. Volendo li posso anche chiudere. Credo che li chiuderò. Sì, li chiuderò. Quindi guardate, faccio così, chissà se ho i cuori, diciamo così, pari, lo scopriremo insieme. Allora, uno è al cioccolato e lo chiudo così. Perfetto. Ne faccio un altro sempre con il Vedo che non ti cioccolato. piace la cioccolata. No, infatti, per niente. Senti, caro robottino, ma a te la cioccolata come piace? Al latte o fondente? Dimmi un po' se ti piace al latte o fondente. Vediamo un po'. Fondente. Fondente anche al nostro robottino. Guardate che meraviglia. Allora, tu l'hai stesa tutta quanta, Adriana, giusto? Sì, Eh? Manuel. Ok. L'ho stesa. Ok, adesso prendo il mio cuore. Eccolo qua. Lo stampo, facciamo dei cuoricini. Non Ok. so se riuscite a vedere. Molto semplice, guardate, poi adesso noi Sì, oggi è andata di Manuel, cuoricini, ma allora è la forma che vogliamo. tu metti quella crema, io Sì. invece cosa faccio? Vado a mettere il Fammi vedere. cioccolato. Proprio il Sì. pezzettino, eh? Ho capito. Pezzettino. Poi Manuel, per farla aderire bene, Sì. passiamo intorno con l'albume. Con l'albume, così chi si chiude Sì, meglio. sì. E poi mettiamo l'altro cuoricino sopra, così Manuel. Premiamo con le dita, così. Ecco, Sì. poi cosa facciamo Manuel? Lo ripassiamo un attimino così con questo, così si rifinisce bene. Ok. Io metto un po' di cioccolato e un po' di crema al pistacchio. Ti piace la crema al pistacchio, Adriana? Tantissimo. Ok, robotino, ti Ecco, piace la Manuel. crema al pistacchio a te? Vediamo, se gli piace pure a lui. Olè, voilà. Adriana, Sì, ecco, anche a me. anche a lui piace. Adriana, tu lo prepari Vedi? spesso questi biscotti, questi biscottini? Sì, Manuel, perché sono veloci e poi Manuel, devi vedere dentro, quando li rompiamo, esce tutto fuori il cioccolato. E certo. Allora, guarda, siccome mi hai dato un'idea, io pure qua un pezzettino di cioccolato bianco ce lo metto anch'io in qualcuno, eh? Faccio pure io come te. Ma devi vedere che bontà, Ci Manuel. credo. Poi, guarda, appunto, l'albume serve veramente perché così non fuoriesce proprio niente. Certo, io adesso no, non lo sto mettendo, Copione. chissà. Vediamo un po'. Ecco qua. E lo chiudo così. Prendiamo Ecco così. qua. Ne faccio un altro. Qua col cioccolato bianco, secondo me basterebbe anche uno, però va bene, mettiamo due per golosità. Poi Manuel, io metto anche il cioccolato, quello fondente. Buono, buonissimo. Chissà che bontà, chissà che bontà. Allora, il pistacchio ne ho fatto uno, ne faccio un altro col pistacchio. Ne faccio un altro, ecco qua. Così anche oggi abbiamo i biscottini per i colleghi che vengono nel pomeriggio, capito, Adriana? Certo. E fanno merenda, giustamente. Fai bene. Io li avrei potuti anche. Adriana, li posso lasciare secondo te anche così aperti? Aperti senza chiuderli, Manuel? No, vero? No, No. va fuori tutto il C'hai cioccolato. ragione, no. Li Chiudiamo. dobbiamo chiudere. Vedi che io li sigillo, Manuel, li ripasso ancora di nuovo poi. Sì, io sto provando adesso con le mani. Vediamo un po'.
Manuel non prendere iniziativa. Iniziative, ecco, lo dice sempre pure mia madre. Forse questo robottino è mia madre in realtà. Mamma mia. Allora, c'ho ancora una qua, faccio un altro cuoricino. Cara Io Adriana, sono peggio. quanti dolci prepari? Sai, la tieni la media dei dolci, Tanti, infatti. È Manuel. vero, Tu preferisci preparare più il dolce o il salato? Manuel, tutti e due, anche il Tutti e due. salato mi piace. E Sì. certo. Eh sì, perché poi col salato pure ci sono tante, tante belle ricette. Adriana, voglio farti una domanda, forse tu mi puoi aiutare. Sì. Siccome prossimamente avrò un ospite originario di Pescara, un Sì. piatto tipico di Pescara che ti viene in mente? Allora, vabbè, ti avevo detto quelle con le crepe, Sì. con le screpelle, ti ricordi? Che Com sono facilissime, esatto. Manuel, da fare. E poi le puoi farcire come vuoi. Ecco, Noi, potrei fare vabbè, facciamo quelle. il classico timballo, però fare le crespelle, noi le chiamiamo le Sì? crespelle. Sì? Cioè, veramente puoi mettere dentro la ricotta, puoi mettere Buono. dentro anche io lo faccio anche con un po' di ragù, la carne trita, la mozzarella, poi Aia. le chiudi, Manuel, guarda, e La fine sono del mondo buonissime. proprio. Sì, Che sì, te lo sì, sì. dica a fare? Ma ci sono tanti piatti, Manuel, Lo so. abruzzesi, In Abruzzo che perché è pieno di. potresti Le fare. polpettine anche, ho visto, ci sono delle Sì, polpettine. sì, Adesso non mi sì, sì. ricordo il nome, tipo E si cacio e chiamano ova, una il roba tipo. del genere. Ah, sì, ecco Manuel, puoi fare quelle che Vedi? piace tantissimo, Vedi? bravo. Vedi? Esatto. Ne Manuel, faccio. sono facilissime da fare. Manuel, se tu Dimmi. vai Le sul mio profilo, trovo? sì, c'è proprio c'è il video di pallotte, cace e ova. Ok, pallotte, cacio e ova, Sì. l'andrò a sbirciare, l'andrò a sbirciare. Che bontà. Allora, vediamo un po'. Quindi vedi, il procedimento è molto semplice, Adriana, perché tu fai la frolla a Sì. forma di cuore, poi ci metti dentro i pezzettini di cioccolato, Ricopro. li copri, li sigilli con un po' di Sì. albume, abbiamo detto. Sì. Poi li ripasto con questo qui. Ah, certo, vedete, Così li si chiudono ripassa. bene. Sì. Ecco qua. E voilà. Ed è pronta. Allora, se ce Esatto, l'abbiamo, Manuel. io vorrei. Ah, guardate un po'. Eccole, abbiamo trovata, Adriana, guarda un po'. Ecco, Manuel, puoi fare Eccole. questo piatto. Ecco. Queste qui, che poi sono delle polpettine, diciamo così, Sì, morbide. morbide, fatte proprio con i formaggi. Viene Wow. messo un pochino di pane raffermo, poi vengono fritte e Sì. poi si fa un sughetto semplice. Oppure le Buono. puoi mangiare anche così, però Certo. vanno proprio in un sughetto semplicissimo. In un sugo semplice semplice. Sì, Fantastico. noi mettiamo, Manuel, noi Dimmi. mettiamo un pezzetto di peperone anche per dare quel sapore al sughetto, proprio quando fai questo sughettino con un po' di aglio, Ci un sta po', bene. e metti un pezzettino di peperone anche. Buono, 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 buono. Sì, veramente buone. È un piatto molto tradizionale che trovi in tutta la nostra Poi in regione. Abruzzo ci sono tantissime ricette, parliamoci chiaro. Sì. Che Voilà. Allora, io i cuoricini li ho punto fatti. sei, Manuel? Come dici, Hai Adriana? fatti? Come A che dici? punto sei? Guarda, io li ho fatti No, 3, 6, 9 cuoricini e poi qua una cosa inventata, proprio un pasticcino così. Quindi con il cioccolato, con la crema di nocciole, con il pistacchio e uno addirittura cioccolato bianco e pistacchio. Provo. l'ultimo è un cuore infranto. È un cuore infranto, bravo. Perché L'ultimo è un cuore infranto. nella vita c'è pure quello. Li metto nel forno, va. Li metto nel forno, Sì. nella prossima puntata vi dirò come sono venuti su Instagram. La pagina Instagram di Adriana ce l'abbiamo che ce l'andiamo a sbirciare? Perché è piena. Eccoli qua nel forno, buoni buoni, caldi caldi. Abbiamo detto 180 gradi. Manuel, questi pochi minuti, Questi pochissimi pochi. minuti, devi tenerli d'occhio, 10-12 minuti i E allora li cuoricini. tengo d'occhio sti cuoricini, perché i cuoricini Sì. vanno tenuti d'occhio, giustamente, eh?
Fate Ma quello, attenzione ai se vuoi cuoricini, hai capito? Dobbiamo vedere. fare attenzione ai cuoricini. Adriana, Adriana, è un vero piacere, sai, Manuel. averti conosciuto. Sono contenta anch'io, Che sei Manuel. tanto brava e poi veramente sono ricette Non mi menare. No, non ti picchio, no, era una carezza. Sono ricette che poi fanno piacere, perché poi a cucinare, cuciniamo tutti. Chi più, chi meno. Bene. Allora, vediamo un po'. Manuel, questi Dimmi. cuoricini sono sul mio profilo. Se vuoi vedere quando li apriamo, come Come no? sono, Come no? se li Allora, cerchi. Federico, andiamo quando hai tempo sul profilo di Adriana Di Massimo Instagram. Adriana Di Massimo. Sono All'inizio all'inizio. abbiamo proprio un video di Guardi. questi cuoricini stupendi. Io l'ho già sbirciato ieri sera. E guardate che meraviglia, si fa veramente la pasta frolla con il cacao. Questa pasta frolla è la stessa che abbiamo fatto prima, Adriana, solamente che hai messo il cacao, giusto? Però ci sono anche i tuorli, Anche i Manuel. tuorli Questa è qua. la mia solita, sì, questa è Eccoli, la mia stiamo solita vedendo, pasta Adriana. frolla. Ecco, Mamma mia. Ecco. Manuel, guarda dentro quando No, li vabbè. apri. Ecco. No, vabbè. Che meraviglia. Ma che meraviglia. Ma che meraviglia, guardate, guardate, eh? Guardate la morbidezza e Sì. poi la semplicità anche, no? Con cui si preparano. Questi si possono fare per una merenda golosa, per i bambini, per un compleanno, per un anniversario, un appuntamento romantico. Guardate qui, l'albume per sigillare perché altrimenti poi fuoriesce il... Guardate nel Sì. video, si vede benissimo. Se no fuoriesce chiaramente l'interno. Io l'ho fatto a mano, vediamo un po' se sono stato bravo. Ecco, poi Adriana lo passa due volte, lo stampino, così almeno è più chiuso. Cioccolato bianco, cioccolato fondente, cioccolato al latte. Vi sbizzarrite un po' come più preferite. Mettete direttamente la tavoletta che poi si scioglierà e verrà questo cuore caldo. Guardate che fragranza, meravigliosa. Beh, pure questa è una ricetta, immagino, bella gettonata, eh? Brava Adriana. Una delle più fatte. Senti, ma invece questi cuoricini come ti sono venuti? A che cosa hai pensato? Ho pensato un po' al giorno di San Certo, Valentino. può essere perfetto, come no? Un San Valentino, un Sì, anniversario, un un'occasione anniversario. speciale. Manuel, ma possiamo fare anche altre forme, Ma guarda, io certo, anche, cioè, fammi anche vedere. così li possiamo fare tondi, li possiamo Certo, fare anche tondi, tipo con tortino, questo diciamo, dal stampino. cuore caldo, Sì, eh? esatto. Belli. Hai visto, Manuel? Eccole qua. E questi invece se ne vanno nel forno, però abbiamo detto un po' meno. Sì, Manuel, guarda, 12 minuti. 12 minuti perché altrimenti poi seccano. Quindi dobbiamo stare lì, controllare un attimino. Anche se noi tocchiamo col dito e ci sembrano morbidi, quando poi li tiriamo fuori si rapprendono. Ah, La ecco. pasta frolla si rapprende e rimane morbida. Se Ho facciamo capito. oltrepassare la cottura diventano duri. Ok, E il beh. segreto è quello, Quello è il segreto. eh? Io intanto mi sbircio qua al mio forno. Abbiamo detto 180 gradi c'è, stanno cuocendo piano piano, un po' li assigillati, un po' no, diciamo, probabilmente qualcosa mi uscirà fuori. Però vediamo un po', qualcuno l'ho schiacciato meglio, ne vedo uno che ho schiacciato meglio. Comunque una ricetta davvero molto molto semplice, una pasta frolla che tutti possiamo preparare tranquillamente a casa. Al volo la grafica della ricetta, partiamo dalla crostata. Partiamo dalla crostata, crostata glassata al cioccolato fondente preparata per noi da Adriana Di Massimo. Per la frolla abbiamo bisogno di 300 g di farina 00, 150 g di burro, 100 g di zucchero, 3 tuorli, una bustina di vanillina. Per la farcitura abbiamo utilizzato 200 ml di panna, 100 g di cioccolato fondente, 100 g di zucchero, 50 g di burro, 30 g di fecola, un uovo e una bustina di vanillina. Per la copertura che adesso andremo a realizzare, 150 g di cioccolato fondente e 20 g di burro. Adriana. Manuel, vedi, ho fatto intanto che tu ripetevi la Fantastica. ricetta, vedi, ho fatto anche quelli rotondi, è la stessa cosa, andiamo a mettere Fammi sempre il vedere. cioccolato dentro, vedi? Spennellata di Così? albume, no, Sì, di e tuorlo. poi? Sì, no, no, albume, Manuel, Albume, albume. albume, Sì. sì. E così, guarda, schiacciamo e poi andiamo a rifinire.
Fantastico. Ecco qua. E così li abbiamo tondi. Certo, carini pure questi, carini. Ok? Sì. Ma sono buonissimi, Manuel. Questi tondi poi li vediamo sul tuo Sì, Instagram, va bene? poi li metto tutti insieme, Sì, Manuel. dopo li vediamo. Io intanto qua Sì. tengo d'occhio questi biscottini. Manuel, io adesso Dimmi. poi ti vorrei far vedere la crostata che abbiamo fatto Ma all'inizio. certo, guarda, finisci quelli e poi vediamo la crostata. Per me va Sì. benissimo. Ok, allora, invece questi Ok. biscotti come li stiamo preparando? Grafica della ricetta dei biscotti, guardate che meraviglia. Allora, 400 grammi di farina 000, sempre setacciata, mi raccomando. 150 grammi di zucchero, 150 grammi di burro morbido, 40 grammi di cacao amaro, 3 uova fresche, un cucchiaino di lievito per dolci, un albume per spennellare, una stecca di cioccolato fondente, una stecca di cioccolato al latte e una stecca di cioccolato bianco. Abbiamo fatto bene la frolla, tutta bella lavorata. Una volta ottenuto il panetto, l'abbiamo stesa con il mattarello e poi ci siamo divertiti con le formine. Abbiamo fatto prima a forma di cuore e poi anche rotondi. Si mette al centro un pezzettino, due pezzettini o di cioccolato bianco, fondente o al latte, quello che più preferite. Poi dopo si chiudono, si va a sigillare con l'albume, così almeno resta bello attaccato e non fuoriesce l'interno. A me qualcosina si vede. Poi dopo se ne vanno buoni buoni nel forno, 180 gradi, ecco qualcosina è un po' più sporco, come vedete qualcuno è un pochino più chiuso. E se ne vanno buoni buoni a riposare nel forno, vedete, per un 10-12 minuti. Ancora non sono pronti? Io Bravo. li voglio assaggiare. Ecco, poi li assaggerai, piccolo robottino, va bene? Abbi pazienza. Adriana, la crostata. Fammi Allora, vedere. Manuel, la mia crostata, eccola qua. Guardate che meraviglia, la crostata di Adriana. Guardate, questa viene tutta Però bella. Manuel, Va adesso la voglio tagliare. bene, se la vuoi Oh. tagliare, noi siamo contenti. Sì, dai, la taglio così ti faccio vedere la fetta. Sì. Allora, tagliamo pure questa bella crostatina. Mi ricordano proprio le crostatine, quelle che ci mangiavamo a scuola, no? Che ci portavamo per merenda, ma questa chiaramente è pure più buona. Guardate Questa, che meraviglia. Manuel, dentro rimane morbida, E quello è il segreto, è che con dentro questo. rimane morbida. No, Sì, questa la con devo quella faccia. assolutamente rifare. Mamma Manuel, mia. guarda. Guardate, Aspetta, eccola, troppo eccola, la vediamo, la concentrata. vediamo. Come Così, così va devo bene, andare? perché è al Ah, ecco. contrario, lo so, non è semplice. Guardate Ah, che ecco. meraviglia, questa dentro rimane Visto, tutta bella Manuel? morbida. Mamma Sì, mia. morbida. Quando invitiamo Adriana Q a 100 grave da noi. Ecco. Quando l'hai sentito, Adriana, il Ah, robottino ti ecco. aspetta. Che Bene, bene, guarda Manuel, si vede? bella, sì, bella, sì, Ecco qua. stupenda. E questa è la bella crostata che appunto ci ha preparato Adriana. Sì, Questa è una... Manuel, Mamma mia. l'interno è veramente morbida, perché con quella farcia che abbiamo fatto con l'uovo, rimane morbido E dentro. ci credo, ci credo. Rimane tutto bello morbido, Oggi appunto. tutto cioccolato, Oggi Manuel. un tripudio di cioccolato. Senti Sì. Adriana, ma invece tu sei da cioccolato fondente, al latte, bianco? Fondente, fondente, Fondente tutta la fondente, vita. Sì, Manuel. anche a me piace. Sì. Federico in regia. Eccomi Manuel, Vediamo ecco qua. Federico. Andiamo da Federico. Federico, hai seguito questa bella crostata e anche i biscotti? Assolutamente, guarda. Ok. Ho seguito. Li stavo mangiando con gli occhi. Allora, togliamo, diciamo così, i Ma miei biscotti. è Te ne Federico. offro una No, non va fetta. bene Che così però, Adriana, devi venire qua, mi la dobbiamo dispiace. far Non è la venire. stessa cosa. Verrà. Che mi dici Verrà, verrà. di questa ricetta, Federico? Allora, Allora. diciamo che la parte tua sarei in grado di farla, la parte tua però. Ecco. Solo la parte tua. Andiamo da Adriana, perché lei l'ha fatta col cioccolato fondente. La preferiresti? Chiediamo se si può fare, che non so, col cioccolato al latte, bianco. Sì, Manuel, si può fare sia col cioccolato fondente che con quella latte. Ecco, però Stesso procedimento, la farcia uguale. secondo me l'unica, cioè anche al cioccolato al latte sì, però secondo me al cioccolato bianco no, perché potrebbe essere troppo dolce. Tu che mi dici, Adriana? Magari evitiamo di mettere, siccome noi mettiamo quasi 100 grammi di zucchero, non mettiamo lo zucchero.
Ah, ecco. Ecco, Ok. eliminiamo lo zucchero, lasciamo solo il cioccolato fondente, l'uovo e la fecola. Ok, ecco, questo potrebbe essere un Sì. trucchetto. Vorrei adesso far Anzi, vedere. Dimmi. Ti la farò. Prossimamente la farò, mi ho hai dato una bella idea. dato La un'idea. farò. Sì. Ti ho dato un'idea. Bene, allora io vorrei Speriamo vedere. siano buoni come quelli di Adriana. Speriamo siano buoni come quelli di Adriana. Qui piano piano stanno cuocendo, mancheranno veramente pochissimi minuti. Il colore della frolla, Adriana, di che colore deve essere? Ma guarda, Manuel, non devono, allora, come ho detto prima, non devono colorire tanto perché altrimenti poi mangiamo un biscotto duro. Io lascio proprio la mia frolla 12 minuti e poi guarda, il calore stesso lo porta il colore si dorano comunque, Ok, devono appena diventare appena dorano. leggermente dorati. Bene, Sì, allora sì. mi fate sbirciare un attimino la pagina Instagram di Adriana per l'ultima volta, così almeno se qualcuno si volesse mettere in contatto con lei sa dove dovete poterla trovare, su Instagram ma anche su Facebook. Semplicissimo, nome e cognome Adriana Di Massimo. Lì trovate tutte le sue ricette, tutti i suoi consigli. Ecco qua, guardate, Adriana Di Massimo, veramente semplicissima, oltre 47.000 follower. Qui ci sono tutte le ricette. Che cos'è quella là con le mele? Che cos'è, Adriana? L'ultima? Manuel, guarda, le ho Dimmi fatti ieri sera. Guarda, ti faccio vedere, un po'. Manuel. Ah, ecco, vedete la ricetta nella ricetta? Manuel, Sì. l'abbiamo fatti insieme l'anno scorso, ti ricordi? Ah, come no, che io li facevo, L'abbiamo sì. fatti insieme. Manuel, questi li ho fatti ieri sera. Hai visto Guardate, che che meraviglia. belli? Sono pure molto buoni. Questi sempre con la frolla? Sì. Sempre con la frolla, Manuel, sono i fiori proprio, guarda. Stupendi, guardate che Vedi? meraviglia. Sono delle rose proprio. Sì. Visto? Belli, 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 belli. Adriano, quanto abbiamo dato di voto ad Adriana, Federico? Beh, io direi un bel 9 Un bel 9 perché, pieno, a tutte e due, a tutte e due le sì, ricette. Qua ci assolutamente, siamo, assolutamente. proprio, manca veramente pochissimo. Allora, intanto che questi biscottini finiscono, torna la rubrica più pasticciona per i programmi di cucina. Ogni tanto, come dico io, qualche ricetta non riesce. Adriana, ti è mai capitato di bruciare qualcosa, una ricetta non riuscita? Ah, sì, di bruciare qualcosa sì, perché magari mi sono dimenticata, sto facendo altre cose. Ecco, allora quando succede questo, quando succede, speriamo che non capiti, rideteci sopra, scattate una foto e partecipate a Cucinare Male. E voilà, guardate un po'. Allora, questo qui, sapete che cos'è? Dice che è un cappuccino bruciato. No. C'è una ricetta in cui che si fa molto semplice, veramente con un cucchiaio di farina, un cucchiaio di cacao, un uovo, che è una sorta di tortina che si fa nel forno a microonde. Non so se la conosci tu, Adriana. Cosa aspetta? Non ho visto, È Manuel. una ricetta che è nata Sì. durante la pandemia, l'hanno fatta in molti. Tu prendi una bella tazza da prima colazione, una tazza magra, ci metti dentro un uovo, un cucchiaio di farina, un cucchiaio, due cucchiai di latte, si dà una mescolata, veramente pochi ingredienti, il cacao, si mette Ah. nel microonde un minutino e viene fuori una sorta di muffin di dolce. Ecco, qua Eh sicuramente sì, un qualcosa. minutino però, un minutino. Esatto, qua qualcosa è Perché andato se si fa storto. oltrepassare, E questo è il pasticcio finale. Comunque, va eh sì. bene. Grazie Ho per. paura a dire cosa sembra, non sarebbe televisivo. Ah, ecco, tu ci vedi addirittura un'altra cosa. Abbiamo capito tutto, abbiamo capito tutto. Adriana carissima, io ti ringrazio Sì, davvero per Manuel. essere stata con noi. Mi è piaciuta molto Grazie, è questa stato un ricetta, piacere. come sempre. E chiaramente la puntata la ritrovate sul nostro canale YouTube. I tuoi biscottini poi li vedremo sull'Instagram cotti, giusto? Sì, Ecco, ok, sì, allora guarda, prima di esatto. salutarti io direi che ci siamo perché sono pronti anche i miei, quindi io li tirerei fuori. Ok? Così te li faccio vedere. Vediamo. Vado, Sì. eh. Voilà. Oh mamma mia, che caldo. Allora, uno è un po', ecco, un po' cresciuto. Però devo dire che sono venuti abbastanza bene, sai? Sì, Voilà. vedo Manuel. Allora, chiaramente questo qui uno si è un pochino più aperto, però ecco, questo qui che ho sigillato bene, vedete, è rimasto bello chiuso. Questi adesso io li lascio un po' raffreddare, Raffreddare. Adriana, eh? Sì, poi una bella spolveratina di zucchero a velo. Sopra, sì. Ecco, Sì, e voilà. questo qua è proprio Manuel, pronto.
Magari per Dimmi. la prossima Sì. volta, se tu usi l'albume, non si aprono. Certo, hai ragione. Se mi dai una spennellatina con l'albume, non si aprono. Sì, guarda, uno, per esempio, questo qui l'ho schiacciato, diciamo, un pochino di più Sì, con le mani, ecco, va. non si è Sono aperto. bellissimi. Questi sono un po' Sì. più sovrapposti. Però con l'albume, ecco, vedete, non, così non corriamo il rischio di farla aprire. Cara Adriana, io li faccio raffreddare e poi dopo li assaggio. Grazie ancora per Ok. essere stata con noi. Noi ci vediamo presto, va bene? Continuiamo a seguirti su Ok, Instagram. Manuel. Va Grazie. bene. Un Ciao saluto a Adriana. tutti voi. Ciao, ciao Grazie, cara. Manuel. Sempre Ciao. Ciao complimenti. Ciao Adriana. Federico. Ecco qua. Ciao, Ciao. ciao Adriana. Salutato pure il robottino. Ciao. Un grazie a tutti voi per averci scelto anche oggi. Io vi ricordo l'appuntamento quando volete. Se volete, ore 11:30, minuto più, minuto meno. Ormai saremo io e il robottino, sempre qui, sempre sul 264. Ciao ciao, mangi i biscotti. Wow.